Adesso entriamo nella fase un po' più progettuale della giornata. Vi chiedo di scendere perché adesso c'è il scende qui. Sì, no, ecco, sì. Va bene. E adesso entriamo nella parte un pochettino più progettuale dell'iniziativa. Vediamo se tipo ghigliottino. Allora, mentre sì, io introduco quello che devo dire. Sì, dico okay, una cosa e dopodiché sì, ti lascio la parola, vediamo. Allora, il proseguimento del lavoro del nostro forum, quindi del forum Mare e Fiumi, si concentrerà sulla creazione di un progetto di alternativo di lungomare, proprio perché quello che noi pensiamo è che oltre al ripristino della legalità dobbiamo avere chiaro in mente un modello alternativo di quello che deve essere l'aspetto del nostro mare, della nostra costa. Ci avvarremo del contributo di diverse persone, di diversi esperti, e io ringrazio il WWF per questa disponibilità oggi ad intervenire, e in particolare Maria Gabriella Villani, che è vicepresidente del WWF Litorale Laziale, non so se è giusto, che si occuperà di quello che è il punto di partenza e il presupposto di quello che è questo progetto che noi vogliamo mettere in campo, ovvero la tutela dell'ambiente. Abbiamo un ambiente bellissimo, un ecosistema da salvaguardare e tutelare, e quindi questo sarà l'argomento del nostro del prossimo intervento. Allora, buonasera a tutti, ringrazio Agostino per questa ottima opportunità di potersi confrontare con vari livelli istituzionali e con le associazioni. E in questo territorio le associazioni hanno da tempo tante cose da dire. Noi in particolare ci siamo storicamente, da quando esistiamo, quindi dal 1985, abbiamo celebrato il trentennale 2 anni fa della nostra presenza WWF sul litorale di Roma, ci siamo occupati della tutela delle dune costiere. Puoi andare avanti. E queste che ho segnalato in questa mappa sono tutte le aree naturali. Quindi discorsi che abbiamo fatto prima riguardavano prevalentemente quello che è l'occupazione dell'arenile nel centro urbano. Noi ci occupiamo prevalentemente della tutela, di promuovere occasioni di tutela delle aree naturali, quindi un po' più lontane dal centro urbano. Prima il dottor Sabella ha parlato di Castel Porziano e di Capocotta. Castel Porziano e Capocotta stanno nel nostro cuore. Io stamattina sono andata a parlare con l'assessore Montinari proprio di Capocotta, dove c'è una situazione nel nulla. E Castel Porziano, anche in questo momento, anche Castel Porziano, tocca una situazione di completo abbandono. Noi abbiamo, la capitale si diceva, e lo ribadisco, forse è l'unica al mondo, a 20 km dal centro della città abbiamo un ambiente naturale stupendo, bellissimo, e penso che poi le fotografie che ho scelto ce lo faranno vedere. E questa è una visione della zona più a Fiumicino, siamo nella provincia di Roma, non è Comune di Roma, comunque siamo sempre a Roma, che è vicino l'abitato di Roma, la città, la capitale. Questa è Castel Porziano, abbiamo la duna per noi è la parte prossima alla battigia, dove si sviluppa un ecosistema con piante, sono solo 20 specie, sono specie erbacee, che non si vedono sempre durante l'anno, si vedono magari solamente in alcune stagioni perché hanno delle particolarità tipiche per resistere a 3 fattori di grande stress: temperature elevatissime durante l'estate e scarsissima pioggia, vento fortissimo e salinità. Quindi queste 20 specie sono state selezionate nelle centinaia di migliaia di anni per resistere in questo ambiente particolare. E la nostra attenzione è quella di volerlo conservare, questo ambiente, perché 50-60 anni fa tutto il litorale di Ostia era caratterizzato da questo ambiente, prima dello sviluppo della balneazione di massa. E oggi questo ambiente è ridotto a soli 9 chilometri, 3 chilometri di Castel Porziano, 2 chilometri e qualcosa di
di Castelporziano Tenuta, intendo, quindi chiusa al pubblico, dove anche lì ci sono problemi per la tutela delle dune, nonostante che sia chiusa al pubblico, anche lì sono state ci sta una gestione non appropriata. E 2,3 km di Castelporziano, altrettanti di Capocotte, e poi c'è 1 km circa di Campascolano, che è l'unico pezzo del comune di Torvaianica a conservare un ambiente di un certo interesse naturale. Questo è il giglio di mare, il pancrazio, una delle specie forse simbolo della duna costiera. E questa è un'altra pianta, è una leguminosa, la medicaco marina, questa è la camomilla di mare. Ovviamente queste fioriture si possono apprezzare soprattutto in primavera. E questo in breve, schematicamente, ci dice quanto è importante la vegetazione per costituire questo ecosistema, che non ha solo la funzione estetica, la bellezza della vegetazione, ma anche una funzione di protezione della costa. Allora, grazie alla presenza di quelle piante, voi vedete che la sabbia si accumula intorno alle piante, perché la pianta forma una specie di barriera, quindi la sabbia, portata dal vento, ricade intorno alla costituenda, al cespuglietto, diciamo così. Mano a mano questa sabbia aumenta e cresce la duna. Quindi è importantissima la presenza di queste piante. Ecco, qui vediamo una graminacea, è l'Elimus, dove sta iniziando questo processo di costruzione della duna. Qui abbiamo uno schema scientifico fatto dal professor Pignatti, e qui un'altra specie della duna caratteristica, l'Eryngium. Un transetto in poche decine di metri si possono trovare sia ovviamente prima le piante e poi insetti. Questo è una specie, una falena notturna che si nutre esclusivamente delle foglie del pancrazio, la troviamo solamente su quella specie, sul giglio di mare. E qui schematicamente quello che succede quando una spiaggia non viene gestita rispettando gli equilibri ambientali, che significa passare con le macchine vagliatrici e spianare la spiaggia. Questo succede che lo spianamento fa sì che vengono eliminati quei rilievi, i rilievi appiattiti non esistono più, il mare durante le mareggiate, soprattutto di libeccio, arriva con forza al piede della duna e scava, e questa vegetazione erbacea scompare. A Capocotta la vegetazione erbacea ormai non c'è più, e la vegetazione erbustiva viene intaccata perché lo scavo praticamente fa crollare la duna, cioè un collasso. Queste sono delle immagini in sequenza che rappresentano il blowout. Che cos'è il blowout? Si crea nel cordone dunale una frattura. In questa frattura il vento passa, si concentra la forza del vento e quindi ha una capacità di trasporto di sabbia notevole, tant'è che possiamo andare avanti perché è in sequenza, la sequenza ci fa vedere che la sabbia viene trasportata, viene trasportata per decine di metri e va a coprire la vegetazione della macchia mediterranea. Questo c'è a Capocotta e c'è a Castelporziano, non si fa nessun intervento di ingegneria naturalistica, la situazione è di totale estremo degrado alla fine. Qui è una foto di una mareggiata del 2014, come vedete quello che vi rappresentavo prima, questo spianamento ha creato il collasso della duna, diciamo quella che viene considerata duna consolidata. E qui è la differenza, qui la stessa nel 2004, abbiamo confrontato queste due immagini, lo stesso punto, lo stesso tratto di spiaggia, qui in inverno subito dopo la mareggiata e lì d'estate. Come vedete la spiaggia è piatta, appiattita, e quindi d'inverno poi si riproporrà la stessa situazione. Allora, il sistema spiaggia duna, quindi abbiamo detto quanto sia importante mantenere l'equilibrio naturale. Vai. Allora, vi rappresento brevemente che cosa abbiamo fatto e che cosa stiamo facendo. In realtà vi ho già detto che stiamo facendo da quando siamo nati, ovviamente per ragioni di brevità
ho sintetizzato, però vi mostro questa bellissima foto da satellite dove possiamo apprezzare dall'alto il patrimonio eccezionale che la nostra capitale possiede, che dovrebbe essere una perla, un gioiello da valorizzare e da proprio da far conoscere in tutto il mondo. E queste velocemente sono le attività che abbiamo fatto dal 2008 ad oggi, poi vi mostrerò le foto, quindi non mi soffermo su questo elenco. Voglio per prima cosa, e quindi mi riallaccio a quanto ha detto Francesca, parlare di quello che succede adesso, da 2 anni a questa parte, nella regione Puglia. Vai. Ok, questa è la norma etica, si parlava di parole chiave per la gestione del bene pubblico. E abbiamo visto dalle parole di chi mi ha preceduto quanto è difficile questa gestione corretta, legale, la legalità. La Regione Puglia ha pensato a una norma che consente la trasparenza e la cittadinanza attiva. La norma etica per la gestione della spiaggia. Che significa questa norma etica? Nel loro regolamento regionale viene prescritto a tutti gli stabilimenti balneari di esporre nel punto di maggior passaggio un cartello in cui vengono indicati i termini della concessione balneare. Se andiamo avanti vediamo un modello di questo cartello che ogni concessionario ha l'obbligo di esporre, pena una multa che è intorno ai 1000 euro e mi sembra una cosa sacrosanta. Questo consente sia alle pubbliche autorità sia ai cittadini di poter controllare che cosa sta avvenendo in quella concessione e penso che le parole chiavi per poterci garantire questa situazione di legalità siano trasparenza e partecipazione, cittadinanza attiva. Penso che questa, solo così riusciamo a uscirne fuori da questa melma in cui purtroppo Ostia e Roma anche è, diciamo, attanagliata in questo periodo, in questo momento storico. Andiamo avanti. Ecco, una cosa che abbiamo fatto molto, molto bella, interessante, vi invito ad andarla a visitare. Al terzo cancello abbiamo fatto dal 2008 dei quadrati di osservazione. Con questi quadrati siamo riusciti a monitorare la crescita della duna costiera e intorno al quadrato non passavano più le macchine vagliatrici e quindi tra un quadrato e l'altro si è creato una congiunzione e si è rigenerata la duna. In pochissimo tempo il livello è aumentato di oltre un metro. E questo è il progetto, velocemente vi ricordo che Castelporziano e Capocotta sono sito di interesse comunitario, zona di protezione speciale, quindi protetto dalle leggi, dalle direttive europee in materia di ambiente e di specie protette, e in più Capocotta è anche riserva dello Stato, è riserva del litorale romano, quindi ci sono tutte le premesse giuridiche per poterla tutelare quest'area, eppure ciò non avviene. Andiamo avanti. E questo appunto il progetto che abbiamo presentato nel 2012 e poi successivamente adesso, un progetto completamente finanziato dalla nostra associazione, stiamo ancora aspettando la risposta da parte del nostro governo municipale. Volevamo recintare 200 metri di duna a Castelporziano, a spese nostre, cercare di creare anche una protezione per quanto riguarda il sentiero di accesso al mare che si riempie sempre di sabbia, viene coperto, e ancora stiamo aspettando nonostante le sollecitazioni, che ci convochino per iniziare questo lavoro. Andiamo avanti. Questa è un'altra attività, una microattività in un pezzetto di duna a Palidoro davanti all'ospedale Bambi Gesù, dove il rapporto è iniziato dallo spianamento della duna da parte di chi gestisce l'ospedale Bambi Gesù. Noi abbiamo sollecitato questa cosa, poi siamo arrivati a un accordo e loro ci hanno concesso di proteggere un tratto di duna. Ogni anno andiamo lì a ripristinare la recinzione, a mettere dei piccoli cartelli. E quindi lì stiamo vedendo un processo di accrescimento della duna che stiamo monitorando e fotografando. Andiamo avanti. Ecco, questa è un'altra prospettiva. Come vedete usiamo i legni attorno ai quali poi si riforma la vegetazione e si ricrea la duna. E qui lo spazio per le persone che ospitate nelle strutture sono i genitori dei bambini ricoverati, comunque rimane per loro. Andiamo avanti.
questo è un altro progetto, ci stiamo lavorando dal 2012 con un'attività molto intensa di relazione con le architette che lavorano al Comune di Fiumicino, che stanno lavorando al Comune di Fiumicino, per fargli capire l'importanza della duna. Vogliamo realizzare, e c'è un finanziamento da parte del Comune di Fiumicino, questo progetto di protezione davanti all'oasi di Macchia Grande, anche questo è un sito di interesse comunitario, in più si trova nella riserva. La trafila burocratica per realizzare questo progetto va avanti dal 2013. Il progetto esecutivo è stato consegnato nel 2013, stiamo ancora lottando con gli uffici per tutte le varie concessioni. Questo per mettere dei paletti con la canapa, come diceva il dottor Sabella, per mettere una bacheca e per fare una passerella. Ok. Abbiamo nel 2014 siamo impegnati sul fronte della denuncia della situazione, quindi abbiamo redatto dei dossier, uno su Castel Porziano, un altro su Capocotta e un altro sulle dune che si trovano nell'abitato di Focene. Andiamo avanti, veloce perché mi sembra che ho superato il tempo. Questo è il dossier su Castel Porziano in cui denunciavamo quello che oggi per fortuna non c'è più, intanto i chioschi si sono ridotti, chioschi che erano per legge 64 metri quadri, in alcuni casi sono arrivati a 700 metri quadri di estensione, per fortuna, grazie all'impegno anche del dottor Sabella, sono stati ridimensionati e oggi a Castel Porziano abbiamo dei chioschetti piccoli come dovevano essere in origine. Andiamo avanti, questo è il dossier, quindi foto da Google, confrontare le foto del 2002, quelle che ci trovavamo e quelle attuali, per vedere la differenza, quanto il chiosco si era allargato. Questa è la metodologia così di rappresentazione dell'abuso. Andiamo avanti. Su Capocotta abbiamo fatto lo stesso lavoro, qui evidenziando anche una situazione, altre situazioni di degrado come buchi nella recinzione, sentieri abusivi legati ai vari parcheggiatori abusivi lungo la litoranea. Questo è sempre lo stesso metodo di indagine, di rappresentazione della situazione. Ancora. Questi sono i chioschi di Capocotta come erano all'origine, invece come erano diventati. Ora anche quelli di Capocotta sotto minaccia di demolizione sono ritornati a come dovevano essere all'origine. Andiamo avanti. Questa è Focene, la stessa situazione anche nel comune di Fiumicino, quindi i chioschi che erano piccoli, andiamo avanti, si vede bene nella prossima immagine, che piccolini, sono nati piccoli, dovevano essere 40 metri quadri e poi anche lì si sono espansi. Su questo siamo stati attaccati a livello personale, minacciati proprio, insomma, vabbè, andiamo avanti. Per parlare di cose belle, quello che già vi ho fatto vedere, la biodiversità. Cosa noi vogliamo proteggere in questo ambiente? La biodiversità essenzialmente, quindi insetti, piccoli altri insetti, sono qui un coleottero, sì. Qui ci sta un ragnetto che non si vede, che è completamente mimetico, ha lo stesso colore della sabbia, andiamo avanti. E qui è una specie tipica, l'unica stazione di questo asparagus è solo a Castel Porziano Capocotta. Quindi abbiamo una rarità e pochissimi lo sanno. Andiamo avanti. E questa è una carrellata di vari esseri viventi. E qui mi soffermo su Capocotta, che essendo riserva doveva avere un piano particolareggiato di protezione. La riserva è stata istituita nel 96, oggi sono 21 anni quasi dall'istituzione, ancora questo progetto di tutela particolare di Capocotta non è stato redatto e né se ne parla. Andiamo avanti. E qui ci sono delle linee di indirizzo per quella fase progettuale che diceva Cossino. Quali sono a nostro avviso le azioni da intraprendere per poter tutelare questo ambiente? Andiamo avanti. E le vediamo queste azioni. Pulizia manuale della duna. Lì dove passa il camion, dopodiché la macchina vagliatrice non cresce più niente. Sì, è il deserto, quindi questa duna rimarrà sempre più isolata e sempre più erosa. Andiamo avanti. Pulizia manuale, quindi trasportiamo a mano i rifiuti, lì dove è possibile, creando delle zone di rispetto precise.
il contenimento delle strutture, quindi escludere la ristorazione ci sembra importante in alcune aree dove è prevalente la valenza ambientale, tanto poi Ostia, il nostro litorale è pieno di strutture di ristorazione, quindi lì dove la valenza ambientale è prevalente, limitare l'attività di ristorazione, cioè il ristorante vero e proprio aperto tutto l'anno è in contrasto con quella che è la tutela di questo bene ambientale. Andiamo avanti. Creare dei percorsi, quindi recingere le dune, un'opportuna segnaletica per questo ambiente. Vai. E le specie esotiche sono un problema, magari minimale, pochi lo possono insomma identificare e apprezzare, però comunque le specie esotiche come il carpobrotus, una specie che viene dal Sudafrica, sta invadendo la vegetazione, quindi ci sta una sostituzione graduale di vegetazione. Questa non è una specie nostra, quindi non andrebbe diciamo diffusa, dovrebbe essere contenuta, anzi mano a mano ridotta, eliminata. Ecco, vedete l'immagine come prima, come si diffonde in mezzo alla macchia mediterranea. L'attività importante è quella di... Sì, questa è l'immagine di prima, andiamo avanti. Allora, l'attività di comunicazione e di educazione ambientale ci pare importantissima, fondamentale per comunicare tutta questa bellezza che noi abbiamo, per esserne consapevoli, fatta con le scuole, con gli adulti, tutto l'anno, soprattutto d'estate, ma anche d'inverno, ovviamente. E ho finito. Spero di avervi comunicato la bellezza di questo posto e l'importanza della sua salvaguardia. Grazie. Grazie mille.